A me sono cose che mi succedono tutti i giorni, cioè anche adesso. Penso ci sia un problema di cultura, un problema di stereotipo che ancora non si supera. La senti dentro la sofferenza? Qualunque cosa comunque che dia un'etichetta negativa. Una persona o un gruppo si mettono tutti insieme contro questa persona che sta da solo. Discriminazione è non trattare nel modo in cui tu vuoi essere trattato una persona. Trovo che tutti siamo diversi e trovo sia giusto differenziarci perché non saremo mai tutti uguali, non sarà mai possibile omologare qualcuno. Il problema della discriminazione, secondo me, è che avviene senza delle basi fondate. L'atteggiamento di una persona nel far sentire esclusa l'altra persona. Potrebbe essere la risposta a una mancanza di identità. Un individuo più fragile, che non ha conoscenza di se stesso, può cercare di affermare la propria identità attraverso la guerra alle altre identità. È una violenza dovuta, per esempio, all'indifferenza. Io ti tengo lì, all'angolo e non ti considero. La discriminazione probabilmente è una reazione sbagliata alla percezione del diverso. Ho vissuto un'esperienza del genere. La cosa che mi ha fatto forse più male è stato il consenso dei suoi compagni attorno a lui. Nessuno si è preoccupato di come stessi io, di come ci fossi rimasta. Non sono mai stato vittima, però mi è capitato più e più volte di esserne testimone. Tutte queste battute erano fatte tra amici, ma ho notato che il rapporto tra questi amici non è poi stato un rapporto duraturo. Mi è capitato di essere vittima di battute prevalentemente sessiste. Tante volte si dice sono solo parole e questo sarebbe anche giusto se però le parole non fossero la traduzione dei pensieri. Mio padre è di origini straniere, indiane per la precisione, e ultimamente sì, battute razziste sì, fatte dai miei amici, ovviamente in modo scherzoso, per gioco, infatti non me la prendo sul personale. Vere e proprie discriminazioni no. A me sono cose che mi succedono tutti i giorni, cioè anche adesso, anche se meno peggio, però sono cose che succedono sempre. Quindi si va avanti. Penso che all'interno della scuola, se vogliamo prendere come esempio la scuola, ci sia molta discriminazione. Però penso che non sia così evidente. Un esempio molto banale, se vengo chiamata per un progetto o se prendo un voto più alto di un ragazzo, l'ho preso perché sono donna. E penso ci sia molta più discriminazione in questo che nelle frasi o nelle battute. Perché la battuta finisce lì, ma il fatto che da ben 4 anni qualsiasi persona entri in classe e dica Valentina, Valentina lo sta facendo perché è donna, non perché è brava e non perché se lo merita. E questo penso sia molto, molto più forte di una battuta. In questa scuola ci abbiamo sempre lavorato molto e mi sembra che questo, cioè, non è un fenomeno molto diffuso. Io, per esperienza personale, ho insegnato sia nelle scuole del nord e poi nelle scuole appunto del centro Italia. Posso dire che sono veramente due mondi diversi. E qui ho trovato molto meno. Io ho fatto ingegneria elettronica, quindi eravamo veramente 10-12 donne in un corso di 300 uomini. Anche lì grossi retaggi mentali del tipo una donna non può essere un ingegnere elettronico. Io quella cosa l'ho vissuta a volte anche con alcuni docenti e con alcuni insegnanti. Non ci si fida secondo me molto spesso dei professori, in quanto i professori vengono visti comunque solamente in ambito scolastico e non sempre la scuola è apprezzata e di conseguenza neanche i professori. Io penso che comunque sia i professori non abbiano colpa. Se uno sente i professori lontani, difficilmente può confidarsi con loro e chiedere loro aiuto. Io ho frequentato un'altra scuola prima di questa e non ho avuto un buon rapporto con i professori perché mi rendevo conto che effettivamente a loro non importava molto. Essendo venuta qua mi sono accorta di quanto in realtà i professori siano umani e che sono pronti ad aiutarci. Penso che i professori nel loro piccolo possano fare qualcosa, ma non. Bisogna vedere il legame che c'è. Se
personalmente con alcuni professori non mi sentirei di parlarne. Nella mia situazione ne parlerei più facilmente con mia madre. Bisognerebbe solo iniziare a vedere il professore più come persona a cui chiedere aiuto che come la figura dietro la cattedra che ci vuole solo incutere paura. Non so perché i ragazzi abbiano così paura, o più che paura non abbiano interesse a rivolgersi agli insegnanti, forse perché non ci trovano persone degne del loro ascolto. Se così fosse sarebbe molto grave. Personalmente molti dei miei studenti si confidano con me e mi presentano le loro difficoltà. Posso dire che la scuola di oggi è molto diversa da quella che ho frequentato io, in meglio, perché i professori non sono irraggiungibili ma sono alla portata di tutti, e quindi spero che si proceda in questo modo. Cerchiamo in questa scuola di facilitare il contatto tra i ragazzi e il mondo insegnante per poter avere un aiuto nelle difficoltà. Per esempio, noi abbiamo anche attivato il CIC, che è uno sportello dove un ragazzo che si sente a disagio ci si può rivolgere e ha un sostegno psicologico. Personalmente non ero molto a conoscenza, penso questa informazione debba essere divulgata di più tra i ragazzi. Prima di tutto noi non sappiamo quali sono i nostri diritti e cosa, chi ci può salvaguardare. Non sapevo assolutamente cosa fosse prima d'ora, sì, sono curioso. Non so cos'è, però sì, comunque mi interesserebbe. Sì, sapevo l'esistenza del garante e credo che comunque sia molto interessante conoscere meglio il lavoro svolto dal garante dell'infanzia. No, non conosco la figura, però sono interessato comunque a sapere qual è il suo ruolo e come lo svolge. Non ne sapevo nulla fino a poche ore fa, sono sincera, non penso di averne bisogno, però mi piacerebbe molto sapere che possa essere un bastone dove appoggiarsi per tanti. L'ho conosciuto solamente oggi, quindi mi piacerebbe assolutamente ricevere altre informazioni. Sì, io ho letto qualcosa e comunque sia penso sia una figura importante. Non ero a conoscenza di questa figura, però penso che sia veramente imprescindibile. È una figura che ho conosciuto solamente oggi, per persone bisognose diciamo che è un ottimo punto di riferimento. Si tratta di una figura di cui già ho sentito parlare ma che non ho mai approfondito, e personalmente non ne ho bisogno perché si impara a vivere in una società, si impara ad adattarsi, ma penso che si tratta di una figura che è importante nella società perché una persona potrebbe ritrovarsi a subire certi atteggiamenti e non riuscire a reagire. In quel caso penso sia importante che questa figura sia presente. Non ero a conoscenza di questa figura e mi farebbe molto piacere sapere chi è e che cosa fa. L'ufficio del garante si occupa della tutela di categorie particolarmente vulnerabili, persone giovani e meno giovani che appartengono spesso a fasce sociali fragili. Penso ad esempio ai detenuti, penso ai minori, ma penso anche alle vittime di discriminazione. Il nostro ufficio lavora sul contrasto alle discriminazioni basate sul ragionamento razziale, religioso o per orientamento sessuale. È un dato certo che quando si conoscono davvero le persone, quando si riescono a costruire relazioni umane, le discriminazioni, le diffidenze, le paure vengono meno. Dobbiamo cercare di trasmettere questo ai giovani, la volontà di conoscersi meglio, di confrontarsi. Credo che ci sia il rischio di una sottovalutazione. Se noi riusciamo a far capire bene cosa significa discriminare e quali sono le conseguenze che ciò determina, credo che faremmo un buon lavoro. Noi abbiamo approvato come Assemblea Legislativa una legge regionale che è specifica sul cyberbullismo e sul bullismo. È una legge che prevede interventi di sensibilizzazione, di prevenzione, di attenzione a coloro che sono vittime di questi fenomeni, ad esempio con l'istituzione di un numero verde, di punti di ascolto, e credo che sia stata una risposta davvero concreta a un problema realmente esistente. Io credo che sia una situazione davvero critica, cui bisogna far fronte comune, istituzioni, mondo del volontariato, mondo dell'associazionismo, ma anche la scuola e le famiglie che sono ovviamente fondamentali in questo percorso.
con i giovani si può lavorare, lo facciamo insieme e si può lavorare soprattutto nelle scuole, perché da lì poi si può costruire una società migliore per il futuro. Penso ci sia un problema di cultura. La cultura significa aumentare la sensibilità delle persone, non è solo una serie di nozioni, ma è una serie di emozioni che noi riusciamo in qualche modo a smuovere grazie a venire a conoscenza di alcune cose. Il silenzio non è mai un'arma per difendersi. È un'arma contro se stessi. Se io facessi a gente più magari più grande, oppure a qualcuno che ti ascolta, è veramente è qualcosa di fantastico. Prenditi qualcuno che sai che ti può fidare. Raccontagli cosa ci succede, digli tutto quello che vuoi, però non stai sempre da solo. Mediare significa cogliere il punto di vista dell'altro. Mediare vuol dire costruire un patto tra persone, dando loro la possibilità di stemperare tensioni che non hanno ragioni di esistere. Il risultato più soddisfacente sarebbe quello di arrivare al punto che la mediazione si renda inutile. La discriminazione probabilmente è una reazione sbagliata alla percezione del diverso. E tutti noi siamo diversi. Per diversità intendiamo tante diversità, che possono essere sia quelle fisiche che intellettive, che emozionali e che linguistiche. La diversità è una ricchezza e quindi la dobbiamo sfruttare.